Sì, anche quest'anno abbiamo l'opportunità di assistere a questa manifestazione, 27, 28 e 29. Il torneo si svolgerà in più strutture sportive del nostro comune perché le squadre che partecipano sono tante. Il livello, devo sottolineare, è un livello molto alto, in cui è vero che ci sono bambini piccoli, ma già si vedono, insomma, dei piccoli campioni, speriamo. Dobbiamo ringraziare la nostra società di basket, l'US Teranuova Basket, perché anche quest'anno ci mette a disposizione tante squadre, ci mette a disposizione uno spettacolo importante che vede la partecipazione di realtà locali, come la nostra squadra di basket dei ragazzi, ma anche San Giovanni, Montevarchi, Siena, Firenze, ma non solo. Anche realtà che hanno una tradizione ben più consolidata della nostra, come Treviso, Milano, Desio, quindi persone a Teranuova, quindi conoscenza del nostro territorio, quindi basket di un buon livello. E dobbiamo ringraziare, lo sottolineo, perché un'amministrazione riesce veramente a mettere in luce le proprie strutture quando ci sono delle società che sanno a agire sul territorio e stanno organizzare eventi come questi. È la 27ª edizione, quindi che dobbiamo dire, il meccanismo va, noi siamo contenti che abbia continua ad avere questo successo e quindi nell'augurare buon Natale a tutti, dico dopo Natale se avete voglia di venire a Teranuova e vedere delle belle partite di basket giovanile, venite perché ne vale veramente la pena.